Bene, adesso andiamo avanti con il prossimo video. Ah, praticamente me li avete organizzati, me li avete messi uno dopo l'altro, prima Frantini, poi Bellanova. Va bene. Allora, Riccardo Bellanova, un'altra persona di mia conoscenza dopo Ilaria Frantini, terrà un talk, un video con il cui, diciamo, obiettivo è quello lì di chiarire alcuni aspetti legati alla tecnologia cosiddetta Industria 4.0 IoT, interconnesso ovviamente con il mondo di O2. Per cui seguiamoci questo talk e ci rivediamo dopo per la sessione di domande e risposte. A più tardi. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Bellanova e lavoro presso l'azienda Aquila Software, azienda che si sta specializzando sempre di più nell'industria 4.0. Ma che cos'è l'industria 4.0? Con l'industria 4.0 si indica la tendenza ad integrare automazione industriale con le nuove tecnologie produttive, per migliorare le condizioni di lavoro, la creazione di nuovi modelli di business, aumento della produttività e qualità degli impianti. Però, se possiamo dirlo in parole più semplici, Industria 4.0 è una vera e propria quarta rivoluzione industriale. L'impatto delle nuove tecnologie all'interno di un'azienda fanno sì che la quantità e la qualità dei prodotti realizzati salga a tal punto da diventare una vera e propria rivoluzione. Ideale sarebbe un'intera linea di macchine connesse alla rete, sfruttando il digitale a disposizione. Stampanti 3D, realtà aumentata, l'internet delle cose, l'IoT, il cloud e la cyber security, la sicurezza informatica. Le stampanti 3D ci permettono di realizzare prodotti, ad esempio pezzi di ricambio di automobili, che sono ormai fuori produzione. Noi con le stampanti 3D potremmo creare, realizzare cose che al giorno d'oggi non sarebbero possibili ritrovare sul mercato. La realtà aumentata: immaginiamo un operaio che si trovi a dover realizzare un qualcosa, potendo vedere, grazie alla realtà aumentata, se il pezzo che sta inserendo, il pezzo che sta rimuovendo, lo stia facendo nel modo giusto, in modo tale da non commettere errori. Gli IoT, quindi comunque una serie di dispositivi connessi nella rete, e poi abbiamo il cloud. Il cloud ci dà delle potenzialità infinite a livello di archiviazione. E poi, per ultimo, ma non per importanza, ho inserito in questo elenco la sicurezza informatica, perché probabilmente è la cosa più importante quando si fa Industria 4.0, in quanto la sicurezza informatica non è nient'altro che il perimetro all'inquale noi mettiamo la nostra azienda e serve per proteggerci dall'esterno. Tutte queste tecnologie possono essere sfruttate in parte, ma non solo da un'azienda che produce beni materiali, anche da un'azienda che produce servizi. È stato realizzato un quadro normativo che ci aiuta e ci permette l'utilizzo di queste tecnologie all'interno della nostra azienda. Purtroppo l'Industria 4.0 in Italia è molto sottovalutata. Nonostante gli investimenti, solo il 14% delle industrie in Italia si può definire 4.0. Questo è un risultato dell'università, di una ricerca dell'Università di Milano, che ci fa capire che in Italia siamo ancora indietro
rispetto a questo continuo evolversi della tecnologia che ormai in tutto il mondo sta travolgendo anche l'industria. Questo significa comunque che in parte non è stato compreso il vantaggio di tale soluzione. Nonostante gli investimenti, è indubbio dire che non è una strada semplice. Ci vogliono mesi e mesi di analisi per far sì che un'industria diventi 4.0, un'impresa, un'azienda diventi 4.0, anche perché, come tutte le cose, le persone devono diventare 4.0. Quindi diciamo che l'azienda, essendo fatta da persone, è necessario formare, così come alla fine facciamo anche per Odoo, che viene utilizzato all'interno di un'azienda, le persone vanno formate anche in questo senso. E l'investimento di tempo ed economico a volte tende a far credere poco nell'industria 4.0. Questo per quanto riguarda l'Italia. Comunque, il problema che voglio portare oggi è: come faccio a controllare lo stato e l'efficienza della lavorazione della mia azienda? E cosa c'entra l'industria 4.0 in tutto questo? Noi utilizziamo Odoo, utilizziamo tutti i moduli che riguardano l'MRP, quindi gli ordini di produzione, gli ordini di lavoro, utilizziamo le distinte base, utilizziamo i centri di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Odoo, come possiamo vedere dall'immagine, di un ordine di lavoro, fornisce, una volta impostato, una previsione di quanto una lavorazione possa portare dei risultati e ci mostra e mostra all'operatore poi effettivamente quale dovrebbe essere il risultato. Ma poi, una volta che l'operatore utilizza un certo macchinario, per esempio, come facciamo noi poi a verificare se in pratica, dato un certo input, abbiamo avuto un certo output, così come è stato definito su Odoo? Per collegare il nostro flusso produttivo ad Odoo abbiamo diverse tecniche. Probabilmente le più diffuse sono le API, ovvero Application Programming Interface. Le API sono un insieme di procedure e anche librerie che vengono messe a disposizione. Esempio, lo sviluppatore può utilizzarle e grazie ad esse può mettere in connessione due o più sistemi che altrimenti tra di loro sarebbero incompatibili. Odoo permette l'utilizzo delle API esterne, ovvero qualsiasi altro software che mette a disposizione le proprie procedure, possono essere inglobate all'interno di Odoo e viceversa. Quindi è un qualcosa che può funzionare sia da che verso Odoo. Quindi anche Odoo permette la generazione di API e quindi ci possono essere software esterni che possono andare a inserire, modificare, eliminare dati all'interno di Odoo. Oltre alle API abbiamo Python. Come ben sappiamo, Odoo è fatto praticamente con Python. Siamo arrivati alle ultime versioni, quindi comunque possiamo avere diverse librerie e tantissime versioni che bene o male si stanno comunque evolvendo col tempo. Quindi a partire dalla 2.7 fino ad arrivare alla 3.6 le librerie ci sono e vengono continuamente supportate. Ci sono diverse librerie. Le librerie ci permettono di fare una serie di operazioni sempre all'interno di Odoo.
Per esempio, abbiamo la libreria FTLib che ci permette di leggere e modificare file contenuti all'interno di una cartella FTP, che è un protocollo particolare dedicato al trasferimento dei file, dove la particolarità è quella dell'autenticazione con user e password. O comunque permette anche nel caso una navigazione in incognito. Poi abbiamo la libreria CSV che, come suggerisce il nome, ci permette di leggere e modificare i file CSV. Poi abbiamo delle funzioni integrate in Python che ci permettono, ad esempio, di modificare o leggere dei file di testo e sono open e close. Poi abbiamo la libreria String.io che ci permette di leggere e scrivere un buffer stringa. Poi OpenPyXL, XLRD, XLX Writer e company. Ci sono tantissime librerie che ci permettono di leggere e modificare i file Excel. Poi abbiamo la libreria XML che è una libreria che ci permette, come suggerisce il nome anche in questo caso, di gestire i file, leggere e modificare i file XML. Poi, come ultima, anche la libreria MySQL o PySQL ci permette di accedere ai database SQL e tante altre. Ci sono tantissime librerie. Ho riportato le più forse le più famose, le più utilizzate. Ogni libreria ha una sua documentazione, che sono delle vere e proprie guide all'uso. Odoo ultimamente ha anche inventato e ideato l'IoT Box, una Raspberry che permette di collegare alcuni dispositivi e sensori automaticamente ad Odoo. Per esempio, utilizza la connessione USB, la connessione Bluetooth, la connessione wireless e sfrutta anche il collegamento HDMI per eventuali collegamenti a schermi. Apuia Software, nella propria esperienza, si è ritrovato in diverse situazioni. Macchinari non predisposti all'Industria 4.0, quindi abbiamo dovuto collegare a questi macchinari delle Raspberry, per esempio. Abbiamo dovuto sviluppare un'interfaccia personalizzata per queste Raspberry e poi successivamente queste Raspberry andavano a, dopo le operazioni degli operatori da questi terminali touch col touchscreen con interfaccia personalizzata, andavano a inserire i dati all'interno di Odoo. Oppure, per esempio, abbiamo avuto a disposizione un macchinario che si occupava della combustione e è stato installato un sensore che rivelava gli agenti inquinanti nell'aria. Questi dati venivano inseriti all'interno di Odoo e al raggiungimento di una certa soglia Odoo era anche capace di stoppare la combustione. Oppure ci siamo trovati con dei macchinari predisposti all'Industria 4.0, però i software di questi macchinari non ci davano a disposizione delle API vere e proprie. L'unico modo per poter interagire con questi software era quello di andare a scrivere e leggere i dati all'interno del loro MySQL server. Quindi ci è venuto incontro la libreria Python, PySQL in questo caso, che ci ha permesso di andare a inserire all'interno del loro software gli ordini di produzione attraverso delle vere e proprie query. E Odoo in questo ci ha aiutato molto. Detto ciò, vi vorrei portare la mia soluzione di un'azienda che utilizza un macchinario 4.0 che si occupa di tagliare il cartone, quindi parliamo di macchine taglio.
L'azienda in questione produce borse di cartone. Ha a disposizione due macchine taglio. Quindi era importante per l'utilizzo definire all'interno di Odoo due macchine ben distinte, perché sono state associate ai centri di lavoro una macchina taglio chiamata nuova, perché era appunto quella nuova, e una macchina taglio vecchia perché si trattava della macchina già esistente. Queste macchine erano predisposte in questo modo, ovvero avevano un display, come si può vedere dall'immagine, quindi un software proprietario che va ad esportare i risultati delle lavorazioni o in formato CSV o in formato XML. L'azienda ha scelto di esportare i dati in formato CSV. Quindi, questi file CSV sono stati inseriti all'interno di una cartella FTP. Quindi, è stato sviluppato un modulo apposito dove inizialmente l'utente si deve configurare la propria connessione FTP. Quindi, va a mettere l'indirizzo, la porta, l'user e la password. Abbiamo anche inserito la cartella dove si trovano i file. È stato anche impostato la scelta di un delimitatore all'interno dei CSV, quindi loro potranno scegliere se utilizzare il tab, il punto e virgola o la virgola, e poi la scelta del prefisso dell'ordine di produzione. Quindi sono state create appunto all'interno di Odoo delle macchine, proprio degli oggetti veri e propri. In questo caso la macchina si chiama G3XL3200 e in questo caso è quella old, quindi quella vecchia. Una volta configurate le macchine, loro tramite il bottone importa si tirano giù all'interno di Odoo tutti i file CSV contenuti all'interno della cartella taglio. I file, poi per comodità, abbiamo deciso di spostarli in seguito all'importazione dentro una cartella chiamata importati, così da poter distinguere i file nuovi con i file vecchi. Quindi, a livello di codice, possiamo vedere come inizialmente abbiamo preso i file CSV, leggendo la configurazione impostata all'interno di Odoo per quanto riguarda la connessione FTP, e poi vediamo come sono stati generati il dizionario per quanto riguarda invece la realizzazione dell'oggetto lavorazione all'interno di Odoo. Quindi, una volta che i file sono stati importati, vengono visti sotto forma di lista all'interno di Odoo. Qui vediamo sia ordini interni che ordini esterni. Gli ordini interni non hanno un ordine di produzione agganciato. Invece possiamo vedere come ci siano righe con la stampante vecchia, righe con la stampante, scusate, righe con la macchina di taglio nuova e righe con la macchina di taglio vecchia. Quindi, come funziona? L'operatore si stampa l'ordine di produzione. Questo è l'ordine di produzione, per esempio, il 780, che ha un QR code. L'utente si preoccupa di utilizzare un lettore di QR code mentre sta utilizzando la macchina di taglio. Viene riempito un campo apposito nel software della macchina di taglio. Una volta che il CSV viene letto, viene fatta una ricerca all'interno di Odoo e viene agganciato l'ordine di produzione all'interno dell'ordine di produzione. Ogni ordine di produzione in questo modo avrà un collegamento con tutti gli ordini.
sotto forma di lavori Zond, perché Zond in questo caso è il nome della macchina di taglio. Questo invece è proprio il CSV importato sotto forma di oggetto DAW. Quindi tutti i dati contenuti all'interno delle colonne del CSV sono stati riportati tali e quali all'interno di Odoo. In questo modo è possibile fare un paragone tra quello che è stato impostato, quindi come input, quello che Odoo ci suggeriva di fare, e quello che poi realmente è stato fatto. Anche all'interno del centro di lavoro è possibile vedere tutte le lavorazioni della macchina Zond collegata, in modo da poter monitorare anche da questa sezione tutte le lavorazioni effettuate. Per quanto riguarda l'importazione, è stato creato anche un cron per fare una generazione automatica all'interno di Odoo. In questo caso viene fatta ogni notte alle 2, però come tutti i cron possono essere personalizzati e possono essere ripetuti a seconda delle necessità. Io ho finito, grazie per l'attenzione. Eccoci qua in diretta con Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Ciao, Mi senti bene? Andrea. Sì, ti sento bene, ti sento bene. Tu mi senti? Abbiamo risolto il problema. Mi dispiace che prima Ilaria è rimasta oscurata. Va bene, dai, non... è un Non ci sono, ci grosso siamo. problema. L'importante è, diciamo, portare a termine l'obiettivo di questa giornata, che è quello di divulgare, di far conoscere, diciamo, le nostre competenze. Allora, tu ti sei cimentato con questo talk legato a Industria 4.0, che è un mondo abbastanza articolato e complesso. Di fatto, insomma, ci hai illustrato una serie di tecnologie che poi sono intrecciate tra loro nel raggiungere l'obiettivo. Insomma, hai qualche parola da spendere in merito? Diciamo che posso solamente aggiungere che sono funzionalità che sono in continua espansione e che sarebbe bello se tutto questo non, come dire, non mettesse timore, paura all'interno delle aziende che devono avere la voglia e la forza di puntare su questa nuova realtà perché ha preso ormai piede, non possiamo negarlo, ed è il futuro. E quindi è giusto che tutti possano vedere come Odoo è uno strumento dalle potenzialità infinite anche per quanto riguarda l'MRP, per quanto riguarda l'Industria 4.0, perché anche laddove non c'è la tecnologia predisposta, è possibile renderla predisposta. E con il passare del tempo, diciamo così, sarà sempre più possibile andare a integrare i vari flussi senza andare a toccare quello che è il core di Odoo. Parliamo di estensioni, quindi parliamo di Odoo che si adatta. E ci tenevo comunque a sottolineare la potenzialità e le funzionalità che può garantirci. Chiaro, chiaro. Sì, di fatto poi Odoo noi lo trattiamo sempre come se fosse una cassetta degli attrezzi, no? Non è un prodotto finito, per cui con quella cassetta, con la giusta configurazione e i giusti accorgimenti possiamo fare cose eccezionali, così come abbiamo visto durante tutti i talk di questa conferenza annuale. E quello sull'Industria 4.0 è uno dei tanti argomenti. Anche l'anno scorso, insomma, abbiamo avuto diversi talk in merito, proprio perché, come dicevi prima, c'è una larga diffusione di questa tecnologia che, da un lato, a mio avviso, è più una questione, diciamo, promozionale, pubblicitaria, e dall'altro invece è realmente recepita per quello che è. Ti faccio un'altra domanda. Avete mai sperimentato protocolli per integrazione live dei macchinari, tipo protocolli specifici come QTT, AMQP, eccetera? No, questi specifici no, in particolare no, però abbiamo utilizzato altri protocolli.
Sì, vedo poi dopo che Urselli dice abbiamo integrato protocolli OPC UA che Sì. Io nello specifico non l'ho, diciamo così, utilizzato, però in azienda abbiamo utilizzato un altro tipo di protocollo per quanto riguarda appunto la lettura di integrazione di questi macchinari. sì, poi diciamo che c'è un mondo di protocolli, no, per integrazione, perché lo dico anche per esperienza, molti macchinari integrati in Industria 4.0 sono anche macchinari abbastanza obsoleti che poi sono stati in qualche modo adattati e resi, diciamo, interagibili tramite software, per cui lì poi si è intervenuto con che so, la libreria PySerial piuttosto che Protind o Modbus, no, per poter. Si potrebbe fare un talk a parte solo su come si è reso utilizzabile un macchinario obsoleto. È un mondo molto, cioè un campo molto, molto importante che merita molta attenzione. Ok, allora poi dopo c'è un'altra domanda sui protocolli. Hai mai gestito macchinari che ragionano con IoT Box in TCP Modbus? Ancora non ci è capitata questa occasione di utilizzare le IoT Box di Odoo. IoT Box no, diciamo che visto che ti conosco, Sì. di simile, con una Raspberry che ha un'interfaccia propria che in realtà è come se fosse una sorta di gateway tra il mondo Odoo e il mondo che ragiona in Modbus, con uno dei tanti protocolli che si trovano liberamente su GitHub. Diciamo, non è un IoT Box, ma la sostanza è quella, perché di fatto, come hai anche detto nel talk, parliamo sempre di una Raspberry che in qualche modo è corredata da software idoneo al dialogo con i macchinari. Allora, ci sono altre domande? No, vedo che c'è un certo Ciro Uzzelli che ti sta dando supporto in chat. Vabbè, lui è stato il mio mentore. Va bene, Riccardo. Allora, io insomma ti ringrazio per essere stato qui con noi, per aver tenuto questo talk su Industria 4.0. Quindi a questo punto, Ivo, puoi.